Tornando al 60, agli albori, se c'erano tante remore appunto per, non so, per le gambe delle ballerine, ecco, quando poi avete avuto a che fare con i politici, che remore ci sono state? Che problemi, no? Immagino di censura, di... Per la verità, nella prima parte della tribuna, cioè nei primi anni, direi che non c'erano remore, nel senso che i giornalisti erano molto più aggressivi, di quello che non, insinuanti, di quello che non lo siano oggi. Quindi probabilmente siamo andati peggiorando, non migliorando. Ma c'era qualcuno che moderava il moderatore? C'era qualcuno, il direttore del moderatore? Chi effettivamente non c'era nessuno. Lo faceva lei? Lui il direttore dei moderatori? No, non c'era, non c'era nessuno. Non avevo direttore. Una domanda a Iago. Sì. Ma di tutti i politici che lei ha conosciuto, chi è il più ironico? Beh, allora, su questi giudizi sarei poco moderatore se rispondessi. Non si può. Rispondo appena esco. Appena esco da... non lo può dire qui. Evidentemente. Ma anche lei, vanitoso, almeno mancherei il mio compito. Non diciamo il più vanitoso. Il più vanitoso, perché che... la gente era molto curiosa in quegli anni. Sì, perché per la prima volta si videro i potenti, o perlomeno i politici più importanti, che si truccavano. Furono fotografati con queste cose, la cipria, eccetera. Siccome la gente pensa che il trucco sia ancora una cosa infamante per chi lavora in televisione, posso dire una cosa, mentre invece non lo si fa per non, per non essere sfigurati alcune volte. Allora si truccavano tutti, salvo due uomini politici non si truccavano. Nenni non si truccava per una questione di principio, lui aveva probabilmente la sensazione che il trucco fosse femmineo e quindi non lo voleva. Malagodi invece, Malagodi non si truccava perché non aveva bisogno, perché non disse che la moglie gli aveva detto che col trucco sembrava più grasso e allora smise di truccarsi, ecco, ma in genere il trucco e so era. Anche che non venivano avvertiti che il bianco sparava e alcune volte dovevano in fretta cambiare la camicia. Ma per la verità era l'unica cosa che sapevano, che il bianco sparava, perché venivano tutti vestiti uguali, tutti con la camicia celeste, non serviva a niente, come tu sai, non serviva completamente a niente, ma tutti venivano con la camicia celeste perché chiedevano come ci si veste e noi dicevamo le solite cose mitologiche, camicia celeste, abito grigio. Era la divisa reggimentale dei politici, era bianco e nero, era bianco e nero, niente di tutto questo. Allora vogliamo vedere delle immagini delle tribune elettorali? Questa sera il protagonista della conferenza stampa è l'onorevole Moro, segretario politico della Democrazia Cristiana, che apre la serie degli 8 leaders dei partiti politici rappresentati in Parlamento. Giorgio Vecchiato, del Mattino di Firenze. A suo parere, onorevole Moro, un partito come la Democrazia Cristiana, che ha dato vita a governi di struttura diversa, può dire di essere rimasto sempre coerente con quelle caratteristiche popolari e democratiche che lei stesso ha ricordato poco fa? Io credo di sì, malgrado le prove attraverso le quali siamo passati e le situazioni di necessità nelle quali ci siamo trovati, derivanti dal nostro indeclinabile dovere di dare un governo al Paese, io credo che nell'essenza, nella sostanza, la Democrazia Cristiana ha conservato piena fedeltà alla sua ispirazione, alla sua caratterizzazione come partito democratico popolare. Penso che resteremo sempre fedeli a questa ispirazione, è un impegno con l'elettorato. Avete notato che i giornalisti si alzavano in piedi per fare la domanda, come atto di riguardo, cosa è stata una grande conquista farli stare seduti. Quando molti uomini politici non venivano invitati come oggi in tutte le trasmissioni. Cioè non avevano diritto di parola, l'opposizione vogliamo dire. Questa era una sede garantita. Ecco, era la prima volta che l'opposizione poteva parlare in TV, poteva parlare alla nazione, pur essendo l'opposizione. È la prima volta che gli uomini politici non tagliano i nastri soltanto, ma discutono e litigano pubblicamente. Questa era la funzione importante. Dopo 24 anni andrebbero rinnovate e questa è una lunga battaglia, che però è una battaglia finora perdente. Speriamo che ora... Ecco, rinnovate come, dottore? Trovare nuovi sistemi di comunicazione, sistemi più vivi, meno regolamentati, più flessibili. Cioè l'uomo politico deve capire che se vuole veramente comunicare, se vuole essere efficace, bisogna che adotti la logica di questo strumento. Sarà infernale quanto volete, ma è una logica vincente.